oggi un prodotto che veramente sono emozionato di mostrarvelo, perché parliamo di un Nephos, parliamo di TP-Link, il noto brand di networking che entra nel mondo degli smartphone da circa un 3 mesi, ha fatto uscire 2 smartphone ad oggi, questo è il terzo, il Nephos C5 Max, un terminale dual SIM, devo dire davvero molto molto bello, io ho avuto modo di provarlo già da 2 settimane. Non faccio la recensione di questo dispositivo, ma faccio solo una breve preview, perché il dispositivo non ha ancora il software definitivo, quindi dalla casa madre mi hanno detto di aspettare per recensirlo, perché appunto mancano alcuni accorgimenti. Parlando di specifiche tecniche, dopo le vedremo meglio, parliamo di un dual SIM, un display Full HD, 401 ppi, batteria da 3045 mAh, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile con la micro SD, fotocamera da 13 megapixel, dual LED flash e autofocus, loghetto Nephos, dopo andremo a vederlo meglio, il display un, ripeto, Full HD, guardate come si vede bene questo pappagallo, scusate l'ora ma questo indice che veramente ho poco tempo per fare le recensioni. Che dite di questo smartphone? 147 grammi il peso, leggero, si tiene veramente bene in mano. La back cover si rimuove perché vi dicevo che è un dual SIM, ma la batteria non è rimovibile. Andiamo a vedere cosa mi piace e cosa invece non mi piace di questo nuovo Nephos C5 Max. Adesso andiamo a scoprire più da vicino questo Nephos, parliamo di dimensioni 76x152x8.95 mm di spessore, 147 grammi il peso, ben ripartiti. Lo smartphone devo dire che sembra molto leggero e maneggevole, non scivola in mano, al tatto resta bene, si riesce praticamente ad utilizzare quasi con una mano, ma ripeto, non è di quegli smartphone effetto saponetta, resta bene. La back cover è sì di plastica liscia, però non è proprio liscissima, ha una sorta di porosità che evita che lo smartphone scivoli come appunto una saponetta quando lo si tiene in mano. Processore MediaTek MT6753 octa-core con una Mali T7200 MP3 da 450 MHz, 2 GB di RAM a 533 MHz, 16 GB di memoria interna, micro SD con possibilità appunto di espansione con la micro SD, display Full HD 1920x1080 da 5.5 pollici, 401 ppi, impossibile vedere i pixel, tra l'altro guardate che bello questo pappagallo che c'è sotto, vi pulisco un attimo il display così potete ammirarlo meglio, guardate come è bello e come ben definito, aspettiamo che metta a fuoco la cam, impossibile praticamente vedere i pixel, è veramente impossibile. 401 ppi vi dicevo, batteria da 3045 mAh arrivata a sera senza nessun tipo di problema, Android 5.1 Lollipop che verrà aggiornato, vi dicevo la cam è una 13 megapixel con doppio flash LED autofocus, loghetto Nephos qua sotto, Wi-Fi ABGN, no, pardon, non ha la 5 GHz, BGN, porta USB 2.0, micro USB, Bluetooth 4.0, ma GPS GLONASS. Andiamo un attimino a vedere come è strutturato, qua sotto abbiamo il loghettino TP-Link, qui sotto abbiamo il cavetto, l'ingresso per il cavetto micro USB USB, microfono, qui sotto abbiamo il jack da 3.5. Nella parte di destra, vi dicevo, abbiamo il bilanciere del volume, tasto spegnimento, accensione e sblocco rapido del terminale. Nella parte sinistra è praticamente pulito. Sopra abbiamo, vi dicevo, il jack da 3.5, sotto ve l'ho già detto. Dietro abbiamo la cam, come vi dicevo, da 13 megapixel, doppio flash LED, autofocus, loghettino Nephos e qui sotto abbiamo l'altoparlante stereo. Il terminale si apre, ma la batteria da 3045 mAh, che come vi dicevo il portasera senza nessun tipo di problema, non è removibile. Qui sotto abbiamo l'altoparlante, come vi dicevo, guardate,
come costruito. Qui abbiamo gli slot per le due SIM, lo switch LTE a caldo, quindi potete switchare tra una e l'altra senza nessun tipo di problema. Qui abbiamo lo slot per l'espansione micro SD, ricordo che la memoria interna è da 16 GB. Andiamo a chiuderlo e andiamo brevemente a vedere questo NFOS. Lo sblocchiamo, facciamo un po' di zoom e andiamo a vedere come è praticamente strutturato. Scusate, fatemi mettere il mio codice. Eccolo qua. Questa è l'interfaccia di NFOS, veramente pulita, gira molto bene. Abbiamo anche una funzionalità per scaricare diversi temi che non ricordo dov'è. Adesso andiamo a vedere. Vabbè, cambio tema. Eccolo qua, possiamo cambiare diversi temi. Qui in realtà da solo due disponibilità, ma c'è uno store nella versione, ci sarà uno store nella versione ufficiale che permetterà appunto di cambiare con moltissimi temi. Ci sarà uno store, tra l'altro nel NFOS 5 appunto c'è già questa funzione. Andiamo a vedere un attimino la cam, come scatta le foto. Ah, innanzitutto vi faccio vedere l'angolo di visuale del display, davvero bello, non ci sono problemi. Praticamente quasi 180 gradi senza alcun tipo di problema. Andiamo a vedere un attimino la cam, scusate ma ho altre foto, non ve le posso far vedere. Ho fatto un album chiamato appunto C5 Max, dove all'interno ho messo alcune foto. Per esempio andiamo a guardare questa come è venuta. Guardate la resa della foto, scusate ma deve un po' renderizzare, aspettate che mi metto in wifi, se no stiamo qua fino alle calende greche, ora che renderizza, perché le foto appunto sono salvate sul cloud di foto. Guardate la cam, devo dire che non è affatto niente male. Vi zoom un pochino, guardate, poi vi metterò le foto, il link delle foto in descrizione. Guardate anche questa foto come è venuta bene, non ci sono problemi di sorta. Anche questa devo dire che è venuta molto bene. Guardate questa sorta di macro alla finestra come è venuta bene, non c'è nessun tipo di problema. Aspettiamo che la videocamera metta a fuoco. Vedete che quindi la qualità, devo dire, è molto molto buona. Ma mi hanno stupito per esempio questa foto, guardate, sembrerà assurdo, eppure vedete che riuscite a capire la qualità della fotocamera. Le macro invece vengono anch'esse veramente bene. Guardate per esempio questa foto sul fogliame che ho fatto sotto, impastano tutti. Invece guardate come è venuta bella. Andiamo un po' più avanti, vediamo se si riesce a vedere. No, devo dire che la cam è veramente molto molto bella. Vi faccio vedere la macro di cui vi parlavo, anzi le macro di cui vi parlavo. Per esempio ho fatto questa macro a questa ape che era su questo fiore. Guardate come è bella. Ops, guardate com'è bella, guardate come è venuta bene. Devo dire che la cam fa foto davvero molto molto belle. Ho fatto altre macro, per esempio questa dove c'è una formica su appunto il fiorellino. Guardate anche qui com'è la qualità, davvero molto molto bella. Oppure anche questa foto di fogliame, di solito cellulare un po' impasto, invece guardate come ha mantenuto, aspettiamo che renderizza, guardate come ha mantenuto il dettaglio, davvero molto bello. E poi anche il display, devo dire che è molto luminoso. Insomma, un terminale che non vi faccio sentire la parte audio, non vi faccio sentire null'altro, è soltanto una breve preview del prodotto. Sicuramente verrà aggiustato, perché mi ha detto che la versione del software non è appunto la definitiva, quella definitiva, però devo dire che sotto tutti i punti di vista è un ottimo terminale. Andiamo a vedere un attimino nelle impostazioni, vi faccio vedere che nella gestione del dual SIM praticamente potete switchare a caldo, come vi dicevo, sulle due SIM, l'LTE e quant'altro. La resa del prodotto a livello di connettività è davvero ottima, prende sempre bene. Quando prende 3G lo mantiene senza troppi switch, mica switch, quindi da questo punto di vista nulla da eccepire. Che dire, dai, per questa breve recensione di questo NFOS C5 Max credo che sia tutto. Niente, dai, vi ringrazio e al prossimo video. Un video veramente iper veloce, come configurare questi power line. Scusate, questi power line.